Signore, alleluia. Alleluia, siamo qui alla tua presenza anche questa sera, Signore, ed è un meraviglioso appuntamento, Signore, che abbiamo, Signore, nel venire nella tua casa, dove tu, Signore, ci aspetti a braccia aperte, Signore, per poter parlare con noi, per poterci ammaestrare, per poterci consigliare, per poterci preparare per il regno dei cieli. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, chi non vuol mangiare non mangia, chi non vuol bere non beve, ma tutto, Signore, tu hai messo a nostra disposizione gratuitamente. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi grandi e piccoli, ricchi e poveri, tutti insieme possiamo, Signore, mangiare e bere alla tua mensa. Quindi, oh Signore, ti vogliamo offrire l'adorazione questa sera, il ringraziamento, la gratitudine di ogni incontro, nel nome ed insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, alleluia, amen. Alleluia, perché se noi stiamo vicini al Signore, e allora, vedete, sentiremo quella serenità, quel trasporto spirituale, come se ci fossero gli angeli a tenerci sempre con il cuore festante, gioioso. Alleluia, amen. Perché vedete, davanti al Signore, ecco perché. Ed sta il Signore in questi ultimi tempi sta continuando a fare la sua selezione. Perché, fratelli, nel regno dei cieli deve entrare il fior fiore. Caccia da tremare. C'è da tremare, dice, perché c'è da tremare, gloria a Dio? Perché effettivamente Gesù ha detto che alla fine sarà come ai giorni di Noè. Alleluia, amen. Come ai giorni di Noè,
vedete, ai giorni di Noè, se noi, come il Signore qualche altra volta mi ha fatto dire, ai giorni di Noè, fratelli, non era che sulla terra ce n'erano moltissimi, ce n'erano pochissimi. Dice che non vuole scoraggiare un fratello, no, alleluia, perché perché il Signore, se ci parla in questa maniera, è effettivamente per non lasciarci ingannare dall'avversario che magari suggerisce sempre a tutti, no, non ci fa niente, ma questo no, non ci fa niente, quest'altro non ci fa niente, e quest'altro non ci fa niente, non ci fa niente da tutto. Amen? Invece no, fratelli, Gesù, ricordiamoci che Gesù ha detto che larga è la porta, stretta è la via. Larga la porta è di quelli che vanno in perdizione, stretta invece la via, alleluia, di quelli che vogliono servire il Signore. E non solo, pure la porta poi diventa stretta. Alleluia. Mentre guardate per quelli del mondo, sia la porta che la strada diventano larghe, tutte e due. Per i figlioli di Dio, sia la porta che, vedete, la strada diventano sempre più strette, più anguste. Perché? Appunto perché avviene la selezione. Come, fratelli, quando ci sono dei concorsi ad eliminatoria, oppure altre cose, praticamente noi vediamo, ci sono tanti esempi nel mondo. E perché questi esempi nel mondo ci sono? Per farci capire le cose spirituali. Per esempio, voi guardate, quando fanno, che so, i campionati di calcio, no? O altre, che cosa avvengono? Avvengono le selezioni e poi si ritrovano all'ultimo a dover affrontare le due squadre migliori e soltanto una diventa campione, è vero? Non è così? Alleluia. Per esempio, quando ci sono anche i giochi olimpici, tante altre cose, che c'è la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo, non avvengono delle eliminatorie tutte in continuazione? Ecco, fratelli, nel campo del Signore è così, è la stessa cosa. Quindi nessuno di noi si deve illudere che prendendo le cose, perché quegli atleti, guardate che loro per diciamo poi salire sul podio ed essere premiati con la medaglia d'oro, sapete quanti sacrifici devono fare e quanti ne fanno, quante rinunce? Rinunziano a tante cose, quindi ci sono tante rinunzie nella loro vita. Amen, gloria a Dio. Perché vedete, qualche volta, mi ricordo un telegiornale che intervistano qualche atleta, dice, ma quanto, ma che allenamento fai, che cosa fai? Fratelli, gloria a Dio, parlano di 7 ore al giorno, 8 ore. E noi auso quanto ore di allenamento facemmo in preghiera al giorno? Eh? È vero? E poi volevamo la medaglia d'oro. Volevo salire sul podio. Alleluia, per essere premiato. Ecco, vedete, gloria a Dio. Certo, io vedete, no io, il Signore mi fa scherzare, mi fa... ma... Vedete, scherzo, perché altrimenti se il Signore mi dovesse far parlare sempre seriamente con... Dice, ma Giacca, è meglio me ne andiamo tutti. Può essere salvato. No, invece, ecco, il Signore, per dire, ecco, io, vedete, dice il Signore, sono severo e contemporaneamente sono anche... diciamo scherzoso nei vostri confronti, come un padre. C'è quando mi faccio insomma serio in tavaccio, c'è quando gioco, quando scherzo, così è il Signore. Per questo, vedete, lui lo fa per incoraggiarci, per dire, perché magari altrimenti noi ci scoraggeremmo, perché ecco, come una volta ha detto Pietro, Signore, dice, e qui allora che può fare, chi può essere salvato? Allora Gesù dice, tutto ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Allora sapete, Signore, tante... No, per dire che se noi ci mettiamo la nostra buona volontà, ci sforziamo, anche se le cose dovessero presentarsi
difficili o impossibili, Lui le renderà facili. Amen. E allora ci stiamo avvicinando al millennio. Ecco, vedete, il millennio si avvicina. Che stiamo facendo? Stiamo cercando di prepararci, è vero? Ecco, di metterci in regola con il Signore. Però attenzione, non è che andiamo a mettere in regola con il Signore soltanto un giorno. E poi ricominciamo punto da capo. Perché dice il Signore, mi prendete in giro? Non ci si può fare, dice Dio. Ecco, ognuno deve mettersi in regola con il Signore e dire, Signore, io mi voglio trovare in regola con te tutta la vita. Amen? Gloria a Dio. Perché effettivamente il Signore ci vuole. Perché noi non sappiamo né il giorno né l'ora. Vi ricordate che il Signore ci ha fatto anche una promessa che qualche giorno potrebbe venire anche a visitarci? Alleluia. E lì, fratelli, non è. Lui potrebbe anche venire, sapete, e farsi vedere magari da poche persone e gli altri non vederlo. Alleluia. Perché diciamo, il Signore quando si presenta sempre in una maniera strana, imprevedibile, come quando si presentò ai due discepoli sulla via di Emmaus. Ricordate, come si presentò a loro? Come uno straniero. Soltanto tu, alleluia, che sei straniero, non sai le cose che sono accadute qui a Gerusalemme. Eh? Vedete, gloria a Dio, vedete che loro non lo riconobbero. A me, vedete quindi come il Signore potrebbe anche venire e non farsi riconoscere, ma farsi riconoscere soltanto da quelli che veramente si stanno sforzando, non che sono migliori degli altri. Perché poi sapete che cosa salta fuori? Ma perché quello che è meglio di me, oppure quella che è meglio di me? Sì, alleluia. Ecco, guardate, io dico questo, a scuola, quando vedono che gli alunni possono rendere il 100% e invece rendono il 50% in base alle loro capacità, perché non tutti i fratelli avevano la stessa testa, la stessa intelligenza, le stesse doti. Ecco, ci sono quelli che sono. Allora, però i professori che cosa guardano? L'impegno degli alunni. È vero o no? Perché dici, guarda, quello lì potrebbe fare molto di più. E guarda, quello invece, un creatura, pure se è femmina, una creaturetta, guarda, può fare poco, però guarda, si impegna. Ecco, allora vengono elogiati magari quelli che non sono i primi della classe, perché i professori vedono gli sforzi e invece non vengono elogiati quelli che potrebbero fare e dare di più. Così è nel campo di Dio. Amen. Quindi ognuno deve cercare di fare la propria parte nel campo del Signore ed impegnarsi al massimo. Amen. Gloria a Dio. Ma il Signore promette pace, promette questo, promette quello. Come una volta mi diceva qualcuno, ma io vedo che il Signore dice, io vi do la mia pace, non come il mondo, ma io dice non hai pace. Poi, fratelli, io sapete, mi ha messo un pochettino quella volta qualcuno, è stata una, diciamo, una sorella, no? Sapete, fratelli, che in qualità di anziano mi ha messo un po' in crisi. Perché piangendo, questa qui dice, fratello, è possibile che io mi sforzo, faccio questo, faccio l'altro, però non realizzo. Ah, non mi metto queste menti a ciangere appresso a dire. Signore, ma effettivamente, signora, sta creatura, come non ci risponde, come mai? No? E
chiedevo sempre al Signore: Signore, ma come mai? È possibile? Effettivamente tu dici così, che uno qual è quel padre? Dice che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra oppure altro. Signore, tu, come mai qua effettivamente? Fratelli, piano piano, scopre. Sta sorella si sforzava a modo suo. Si sforzava in te cose che non tanto ci piacevano, tante cose che ci piacevano non si spuzzava affatto, perché tante cose certe ci piacevano, e magari lì si giustificava. Amen? In quelle cose adesso allora il trucco c'era era che non so via. Ora capisci perché. Alleluia. Amen. Però ripeto, dobbiamo dare e metterci in regola con il Signore in tutte le cose, altrimenti la nostra vita sarà sempre travagliata e non otterremo né le cose del mondo né le cose di Dio. Perché l'avversario dice: e tu che fai? Ti rivolgi a me e poi ti rivolgi a Idu. O ti rivolgi a Idu o ti rivolgi a me. E quindi l'avversario non gli dà tutto quello che il Signore peggio di peggio, amen, e non si ottiene niente né da una parte né dall'altra, alleluia. Vedete, tutto sommato, fratelli, nel mondo non è che ci sono talmente quelle cose che possono soddisfare l'anima a tal punto da rifiutare le cose di Dio. Nella vita, fratelli, tutta è questione di accontentarsi. C'è un detto, dice: cosa accontenta, godi. Ora, nel campo di Dio, fratelli, se l'uomo si accontenta, nel campo di Dio ha tutto l'uomo. È che non si accontenta mai. E succede di maniera: chi troppo vuole non lo ottiene. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Invece bisogna accontentarsi di quello che il Signore offre. Il Signore ci ha insegnato a pregare: dacci oggi il pane quotidiano. Non è dacci dammi oggi che posso mettere a banca, che posso. Pensate che voi, per abituare il suo popolo a non pensare al domani, pensate che il Signore, quando li fece uscire dall'Egitto, Camanna, vi ricordate manna? Sì o no? Vi ricordate con la manna il Signore? Gliela faceva raccogliere ogni giorno. Gliela faceva raccogliere ogni giorno. Allora, dice, e quando loro, fratelli, qualcuno che faceva fubo, che se ne voleva raccogliere di più per conservarla, dice che quella manna cominciava a fare vermi. È una puzza, come l'aveva scaffato te. Che non gli dovevo buttare, affatto. Dice, allora apposta era il Signore che gliele provvedeva ogni giorno, perché andava poi in putrefazione. Quindi non era un qualcosa che non resisteva più di 24 ore, no? Uno può pensare, dice, era questo qui, non c'era, quindi era quello il motivo. E no, perché il Signore, per far capire che non era quello il motivo, allora cosa faceva? Dice, allora, voi da domenica fino a venerdì raccogliete la manna ogni giorno, tutte le mattine. Il venerdì la raccoglierete per due giorni. E quando loro la raccoglievano per due giorni non si impotretiva e non mandava fetore. Allora non era che il motivo. Vedete, quindi il Signore, per smentire, perché i fubi ci sono sempre, ah, dice, si vede che era perché la cosa frigorifero non ce n'era,
il Signore ci faceva spacciare pure i frigoriferi se osavano fare. E allora invece, vedete, guardate, gloria all'Altissimo, il venerdì, perché poi veniva il sabato e loro non potevano raccoglierla perché dovevano osservare il sabato, che era la figura di Gesù, perché il sabato era giorno di riposo. Infatti, se ve ne accorgete, insomma, se ve ne siete accorti, nella Bibbia, attenzione che tutti i giorni festivi venivano chiamati come sabato. Per esempio, quel giorno sarà come un sabato per voi, sarà un sabato per voi. E giorno di festa voleva dire giorno di riposo. Comunque, quello era il settimo giorno della settimana, perché i giorni incominciavano con la domenica, non incominciavano col lunedì come cominciano oggi. Era domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Sabato era il settimo giorno. Amen. Poi l'inizio della settimana era invece il lunedì, vero? Meno male che mi correggete, perché io sempre sbaglio. Era la domenica, amen. Alleluia, era la domenica. Allora, quindi quei giorni non c'è. E poi un'altra dimostrazione ancora, che nell'arca, pensate voi, che nell'arca c'era conservato i 10 comandamenti, la legge che Dio ha dato a Mosè, la verga di Aronne che aveva fiorito, e anche una porzione di manna. E non marcivo mai, non si è impudridita mai. Vedete? Alleluia. Nell'arca. Vedete che è Dio. Quindi lui li abituava. Ecco, non gliel'ha detto dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma ci disse raccoglia manna ogni nonno. Che è la stessa cosa. Amen. Chiaro. Alleluia. E allora noi dobbiamo pregare il Signore. Signore, dammi sempre di che mangiare ogni giorno. Dammi di che vestire, di che dormire. E quando è pagare i tassi, vi posso pagare pure. E il Signore provvede. No. Ora che ho dato a peso. Peso. Vai a mare. Getta l'amo. O primo pisci che pigi. Apri la mucca e troverai uno stadere, paga per me, per te. Non c'è problema. Per dire, ecco che il Signore dice, ma Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione. Sì, è vero, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione, ma poi che cosa ha aggiunto? Non è che si fa maudà. Ha detto nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Per dire, quando avete tribolazione, ci penso io. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi questo è il sistema di vita, deve essere il sistema di vita del cristiano, non a pensare come deve accumulare e mangia mancia o mangiare dell'auge. Ah, pensa per te e mangia e fai campare. Giovanni Battista dice, chi ha due tune che gliene dia una a chi non ne ha. Alleluia, amen, questo, ecco, chi ha da mangiare gliene dia a chi non ne ha. Questa è la legge di Dio. Vedete, gloria al Signore. Ecco perché, vedete, oggi come oggi, se il Signore dovesse ritornare, ci sarà un taglia-taglia. Perché ognuno pensa per se stesso. Alleluia. Amen. Ora non è che, vedete, il Signore ci dice, tu a morire di fame e c'è di mangiare al nauso. No. Ma cercate di vivere da fratelli, da veri fratelli, facente parte della famiglia di Cristo. Alleluia. Amen, fratelli. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete, questa, ecco perché il Signore dice che la porta è stretta e angusta e la via e viceversa, mentre larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione. Fratelli, perché è così. Alleluia, siamo. Perché vedete, all'inizio la Chiesa, vedete, all'inizio la Chiesa si aiutava una vicenda. Chi aveva
maggiore possibilità per poter aiutare i poveri. Addirittura c'erano quelle che si vendevano delle cose per poter aiutare a quelle che si trovavano nel bisogno. Oggi no. Oggi qualcuno magari vende, ma non per dare agli altri. Vende per comprare ancora di più. Come a quello che vuole demolire i suoi granai per fabbricarne di più grandi. Amen, fratello, gloria all'Altissimo. E voi cosa pensate? Che il Signore non veda questa situazione nel mondo? Guardate che chi è fedele nelle piccole cose è fedele nelle grandi cose. Guardate che se tali fratelli, non io fratelli in questo istante, e lo sento perché sento i brividi dentro di me, guardate che tali falsi fratelli, perché non sono fratelli, tali che si chiamano, si credono di essere e vogliono da capire che sono fratelli, che non lo sono, perché fratelli, Signore, bisogna dimostrarlo con i fatti, no da bucca. Perché il Signore, vedete, ci mette alla prova, alleluia, nell'arco della nostra vita. Lui fa finta di non vedere, ma vede. Per esempio, ecco, come il buon samaritano, no? È passato, dice, un sacerdote e ha visto quello che si era imbattuto dice, in dei ladroni che l'avevano, diciamo, massacrato, l'avevano ferito quasi a morte. Dice, è passato di là un sacerdote e ha fatto finta di non vederlo. Amen. Ha cambiato strada. È passato pure di giù un levita. La stessa cosa. Ha fatto finta di non vederlo. Amen. È passato, allora, sia il sacerdote che il levita erano i maggiori esponenti religiosi, perché appartenevano alla tribù di Levi, coloro che si occupavano alle cose spirituali, alle cose religiose, del tempio, sia quindi il sacerdote e i leviti. Perché anche il sacerdote, il sommo sacerdote, era un levita, apparteneva alla tribù di Levi, no? Questo vuol dire levita. E allora, passò, dice lì, un samaritano, e tra giudei e samaritani c'era un odio violento. E allora, il Signore... Non prendiamo il Signore. Ecco, voi, avendo visto quel samaritano che non era un esponente religioso, ma che si è prestato per soccorrere colui che si trova nel bisogno, no? Ora, secondo voi, chi è stato più spirituale, che ha messo in pratica la parola di Dio? Il levita che era un religioso, il sacerdote che era un religioso pure, che stava più in alto, un gradino più in alto, o quello che non apparteneva addirittura al popolo di Israele, secondo voi? Mi pare che non ci vuole tanto scienza, no? Chi dice scusa? Chi era samaritano, non era giudeo, non era israelita, però ha applicato la parola di Dio, la legge di Dio. È giusto o non è giusto? Quindi ci vuole un arca di scienza, uno scienziato che capisce cose. A questo punto, praticamente, noi dobbiamo, vedete, cercare, ma non che lo dobbiamo fare forzatamente, ma spontaneamente. Perché guardate, se si ama veramente il Signore, il prossimo si ama pure. Guardate che se voi non amate il prossimo, questa è una dimostrazione che non amate Dio. Ma io, Signore, non so, voglio bene. Guarda che i comandamenti sono appiccicati. Uno con nauso. Ama il Signore Dio tuo al di sopra tuo e il prossimo tuo come te stesso. Simile adesso. Amen, fratelli. A meno che il Signore non si sbagliava. Quindi vedete, le due cose camminano insieme. Allora, vogliamo leggere
come il Signore ha stabilito anche questa sera, nel capitolo 1 dell'Apocalisse. Alleluia. Leggiamo dal versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, ed i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo ed il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli». Alleluia. Amen. «Ed ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei sette candelabri d'oro, redimi, sia la mai, anda la massai, alleluia. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese, alleluia, amen». Fin qui la lettura. Alleluia, gloria all'Altissimo. Quindi il Signore, vedete, mi ha ordinato di leggere, di leggergli anche questa sera, diciamo, questa parte del primo capitolo, perché come quando il Signore stava per distruggere Sodoma e Gomorra, e poi ha detto: «Ma nasconderò io le cose che sto per fare ad Abramo, che deve, dice, insegnare ai suoi discendenti», quindi alla sua progenie, ecco, «le cose di Dio, concernente le cose di Dio». Ecco, e allora, vedete, il Signore in questi ultimi tempi sta facendo, come lui ci ha già spiegato, sta facendo questo: nasconderò ai miei figliuoli le cose che devono accadere tra poco, tra breve,
Ecco, vedete? Quindi lui ci fa conoscere queste cose perché sono cose che devono accadere in questi ultimi tempi. Amen. E quindi, vedete, ce le fa conoscere a noi questa piccola comunità. E poi, vedete, da questo pulpito partono questi insegnamenti da parte di Gesù, che è lui l'unico e il solo maestro, amen? Partono per tutto il mondo, per raggiungere, ecco, vedete, lui raggiunge tutto il mondo, però quello che il Signore mi ha dato da capire mentre stavo leggendo, non mentre, ecco, che lui, soprattutto questa sera, mi ha fatto leggere questo perché da questa sera, ecco, dovranno allora ricevere questo messaggio. Quelle chiese saranno sette, quello che sono, da lui scelte perché vengono usate da lui in base a quello che è il suo progetto, il suo piano. Amen? Gloria a Dio. Perché pensate che voi, che lui ha detto scrivi alle sette chiese che sono nell'Asia, a Giovanni, tanto così per capriccio? No, c'è un motivo ben preciso da parte di Dio. Allora, certo, Gesù non si è messo lì a spiegare a Giovanni il perché, come a noi non ci spiega tutto il perché. Ogni volta magari ci spiega un particolare o dei particolari, ma non per intero tutto quello che è il suo progetto nei minimi particolari, è giusto? Quindi, ecco, il motivo per cui il Signore ha voluto, mi ha ordinato di leggergli questa parte del capitolo 1 dell'Apocalisse, è perché appunto, ecco, questo messaggio raggiunga. Quindi, attenzione, questo è un invito. Alleluia. È un invito da parte di Gesù a tutte quelle chiese, che non sono molte, forse sette in totale, che ricevendo questo messaggio si facciano vive, si facciano sentire, per essere annoverate tra le sette chiese degli ultimi tempi. Mentre altre volte il Signore ci ha spiegato, oh, benedetto sia l'Altissimo. Dice, perché questo? Vedete, gloria. Perché ora quelli che udranno questa lettura e questo messaggio da parte del Signore sentiranno dentro di loro un qualcosa di particolare, un tocco particolare da parte di Dio, come lo sto sentendo io in questo momento. Alleluia. Questo è il segno da parte del Signore che è per loro, quindi è una chiamata particolare, perché escano fuori, si sgancino dalle tradizioni umane e religiose, per fare parte a quel nucleo familiare veramente spirituale con a capo Gesù. Amen. Per essere ammaestrate queste chiese, per avere alla fine un solo gregge e un solo pastore. Attenzione, non è un pastore terreno, per dire, dici, chi sarà lui per caso? Non sono manco io. Io sono una voce che grida nel deserto. L'unico pastore è Gesù. Amen. Che mi sta dando di parlare. Io sono il banditore di Gesù, alleluia, quello che mi pare si chiama così. Oh, allora, quindi ora vedete,
quelle chiese che effettivamente il Dio già ha scelto, quando udranno questo messaggio, loro, ripeto, come hanno fatto dire il Signore, loro sentiranno un qualcosa da parte del Signore particolare, un tocco particolare, una chiamata particolare, tipo come l'hanno provata i 12 discepoli ogni qualvolta che Gesù diceva: lascia la rete, vieni e seguimi. A Matteo: lasciali a banchetta, vieni e seguimi. Amen, gloria a Dio. Allora, è questo. Dice, ora ripeto, attenzione, può darsi, ripeto, fino a questo momento il Signore non mi sta dicendo chi sono queste sette chiese. Mi sta facendo soltanto dire. Poi, se il Signore mi dovesse rivelare quali sono queste chiese, io o ci mando sta registrazione o ci scrivo una lettera. Alleluia. Amen. Alleluia. E poi, diciamo, se la vedono loro. È giusto? Ripeto, perché niente di strano. Ecco, intanto vi ho invitato a pregare, perché, ripeto, noi non stiamo facendo sfoggio di sapienza umana. Non stiamo facendo questo lavoro per proselitismo, cioè per attirare anime, acqua per il proprio mulino. No, sia glorificato il Dio, questo luogo, quest'opera è l'opera al servizio di Gesù, esclusivamente al servizio di Gesù. Se lui vuole mandare anime nuove, le manda. Se non ne vuole mandare, non ne manda. La sua volontà sia fatta. Amen. Alleluia. Quindi pubblicità e volantini e tendi e questo e quell'altro, noi non ne facciamo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Perché, vedete, il Signore mi ha spiegato del perché lui ha praticamente ordinato a Giovanni di scrivere a queste sette chiese. Perché, ripeto, allora non è che c'erano soltanto queste sette chiese, ce n'erano tantissime chiese. Ah, c'erano, per esempio, anche per esempio a Roma c'erano già anche se dice che se facevano i servizi, i culti, li facevano, che so, nelle catacombe, o, insomma, per dire, ma ce n'erano in diversi posti, perché poi la parola di Dio era incominciata a diffondersi, tant'è vero che già l'apostolo Paolo scriveva a quelli di Tessalonica, a quelli della Galazia, insomma, a quelli della Grecia, insomma, ecco, lui scriveva, vedete, quindi c'erano le chiese, e tra le chiese, guardate che effettivamente Paolo ha scritto pure, proprio è una è la chiesa agli Efesini, la chiesa degli Efesini, no? Non abbiamo un'epistola agli Efesini noi? C'è o non c'è? La vostra Bibbia c'è? Da me c'è? Allora siamo a posto. Quindi c'è l'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, cioè a quelli di Efeso. E guarda che strana coincidenza, che proprio la chiesa di Efeso è una delle sette chiese dell'Asia che Giovanni, diciamo, ha scritto e ha fatto pervenire anche l'Apocalisse. Allora, amen. Quindi vedete, ce n'erano altre. Però, dice, perché? Perché i motivi per cui il Signore ha ordinato a Giovanni di far pervenire soltanto a queste sette chiese, lo sa lui. Perché effettivamente non erano tra le migliori, perché noi abbiamo visto che degli anziani
venivano riprese dal Signore per mezzo di Giovanni quando ha scritto le lettere, quindi non erano le migliori come le più spirituali, però vedete, chi conosce l'intimo del cuore dell'uomo è Dio, ecco, vedete, perché non c'è da farsi mai meraviglia, ah, ma quello è così e quella questa, in questa maniera e quell'altra in quell'altra maniera, altre. Il giudizio deve stare sempre nelle mani di Dio. Amen, gloria al Signore. E lui, perché se lui ha scelto queste sette chiese, lui ne sa i vari motivi. Allora, poiché il Signore dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Allora il Signore dice: aspetta, io vado a colpo sicuro. Amen. Quindi lui, conoscendo l'intimo, l'interiore di ogni anziano di quell'epoca, lui ha scelto quelli che ha riconosciuto più adatti. Quanto ce n'erano discepoli e apostoli, gente che potevano fare gli apostoli ai tempi degli apostoli, quando Gesù ha scelto i dodici? Ma là erano tutte da buttare? No, però si vede che in quei dodici, in base al lavoro che poi dovevano fare, erano i più adatti. Amen? Perché ci ha dato un bellissimo esempio che il Signore ha messo davanti ai miei occhi, alla mia mente. Vi ricordate quando c'è stato quello lì che gli ha detto a Gesù: maestro, io ti seguirò dovunque tu vai, dovunque tu vada. Gesù ha detto: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Amen. Vedete come il Signore conosceva l'intimo di quella persona, di quel credente che voleva seguire Gesù? Amen. Quell'altro: Signore, io ti seguo, ti voglio seguire, però lascia che io vada a seppellire mio padre. Lascia i morti seppellire i loro morti. Tu vieni e seguimi. Guarda, tu vieni e seguimi. Perché ha detto tu vieni e seguimi? Ciò significa che Gesù, in quella persona, ha visto quella disponibilità e quell'amore per il Signore che superava anche l'amore di suo padre. Amen. Chi lascerebbe il padre da seppellire, l'affiderebbe ad altri per mettersi al servizio del Signore? Alleluia. Eppure si vede che c'era e c'è stato. Perché tanto è vero, gli ha detto: lascia, tu vieni e seguimi. Amen, gloria a Dio. Vedete che lui sa chi deve scegliere. Ora, la stessa cosa ha fatto con questi sette chiese, cioè sette chiese che poi sette pastori. Amen. Lui sapeva, come pure quando il famoso giovane ricco, che devo fare per essere salvato? Ecco, vedete come Gesù conosce l'intimo, Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Alleluia. Poi vieni e seguimi. Vedete, una chiamata singolare, una chiamata ben precisa da parte del Signore. Alleluia. Però il Signore lo sapeva, perché altrimenti gli avrebbe detto: tu vieni e segui. Perché, vedete, se
il giovane ricco avesse amato il Dio al di sopra di tutte le cose, Gesù, sapendolo, non gli avrebbe detto: vai, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri e poi seguimi. Perché dice: tanto, una volta che tu sei con me, tu già questo lo farai, perché... Amen. Sono riuscito a farmi capire? Se qualcuno non ha capito, me lo dica che io lo ripeto. Amen. Lui era sicuro, Gesù, che... perché, dice, era sicuro? Perché, vedete, siccome era entrato già nella fase lavorativa, spiritualmente parlando, al servizio del Padre, per portare a compimento l'opera che il Padre gli aveva affidato, quindi lui per lo spirito riusciva a leggere nella mente, nel cuore, nell'anima delle persone, come quel famoso Simone: se costui fosse profeta saprebbe chi lo sta toccando, che è una donnaccia, una prostituta. E Gesù, lo sapete che lui ci sogno, no? Non c'è bisogno che ve lo ripeta, vero? Simone dice: che stai pensando? A me, vedete come Gesù riusciva a vedere per lo spirito, come sentiva quello che c'era nel cuore delle persone. Amen. Allora, quindi tante volte il Signore non ci dice quello che noi dobbiamo fare, perché lui sa già che una volta chiamatoci, noi quello che lui potrebbe dirci di fare, già noi lo sappiamo, lo sentiamo e lo facciamo senza che lui ce lo dica. Sono riuscito a farmi capire? Amen. Ci sono delle cose che lui ce lo dice chiaramente: sai, fai questo, 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 questo. Ci sono cose che lui non ce lo dice, perché tanto dice: tu fai lo stesso. Non c'è bisogno che te lo dica io. Amen, gloria al Signore Gesù. Quindi, allora, lui già, quindi se lui non ha mandato queste lettere anche ad altri, perché gliel'avrebbe potuto mandare anche a tante altre chiese, magari ne rispondevano soltanto 7, ma il Signore dice: ma io perché gli devo far pervenire questo tesoro nelle mani di chi non sa apprezzare? Perché magari in quel periodo magari l'anziano di quella chiesa non era tanto saggio, nel senso, dice, ma quelli che vengono qui ripresi, rimproverati, esortati al ravvedimento, dici, lo erano? Sì, però c'è una cosa, per dire, se io so che se dico una cosa a un fratello o a una sorella, lo fanno, allora lo dico e quello lo fanno. Allora, poi ci sono quelli invece che anche se io lo dico non lo fanno. Quindi il Signore già sapeva quelli che l'avrebbero fatto e quelli che non l'avrebbero fatto. Dice, quindi a quelli che non l'hanno fatto io neanche gli faccio scrivere. Perché loro vengono poi in possesso di un libro che è prezioso, che è una rivelazione. Perché guardate che l'Apocalisse è il libro per eccellenza, il più spirituale. E come, mentre vedete gli Evangeli, le profezie, le cose erano che Dio le dava agli uomini, ai profeti, cose, qui invece questo libro, il contenuto di questo libro era nelle mani dell'Eterno, del Padre. Quindi nemmeno il figlio lo aveva mai guardato o toccato per leggerlo, assolutamente. Quindi un qualcosa di prettamente personale dell'Eterno. Alleluia. E il Signore gli faceva pervenire sto libro, ecco, per dirgli: sia glorificato Dio. Grazie Gesù. Bellissimo. Ecco, in questo istante mi ha dato una bellissima spiegazione. Oh, guardate. Allora, io vi porto questo esempio, perché questo esempio mi sta facendo buttare il Signore. Giusto? Oh. Io, l'Apocalisse,
questo libro, la Bibbia, come ce l'avete voi? L'ho avuto pure io, di quando ho accettato il Signore. Non dico di quando mi convertia, perché non so quando mi convertia, e se mi convertia. No? E allora, perché per tanti non sono convertito, no? E allora, praticamente, quando io ho accettato il Signore, ma cattai la Bibbia, mi sono comprato la Bibbia, no? Nella Bibbia c'era pure l'Apocalisse. Eh? Oh. Allora, io, fratello Nino De Luca, non ho osato mai leggere l'Apocalisse, per poi darne una mia spiegazione in base a quello che mi frullerà in testa. Per me è rimasto un libro, prezioso, però messo lì, l'ho letto, ma più di tanto non l'ho fatto. E ora che conosco il Signore, non lo so, saranno 50 anni, non lo so, di più di meno, non lo so, non mi metto a raccontare pure io negli anni, però è assai. Non ho mai letto l'Apocalisse per darne una spiegazione. E questo vuol dire questo, e questo vuol dire questo. Ripeto, non sono un novellino. Che conosco il Signore sono tanti anni, però non l'ho fatto mai. Guardate, ci sono tanti che non appena dicono di accettare il Signore, ma a un punto interrogativo, ciuranna, didi, perché una volta che hanno la Bibbia, leggono cosa? Le epistole magari li saltano. I Vangeli ormai sono cose per pecceriggi, se ne vanno un tal Apocalisse. Ah, questo vuol dire questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro ancora. Vedete? Alleluia. Chi è timorato di Dio, l'Apocalisse la legge e si tiene il tutto per se stesso. Amen. Invece guardate quante persone che questo libro è andato a finire nelle loro mani, guardate quanti libri hanno scritto. E attenzione, che nessuno di questi libri, che io sappia, l'autore ha scritto e si è preso la responsabilità di dire questa mia spiegazione l'ho ricevuta perché il Signore me l'ha rivelato, mi ha spiegato e mi ha ordinato di scrivere un libro sull'Apocalisse. No, i libri ci sono, ma nessuno ha osato, diciamo, dire il Signore mi ha rivelato. Il fratello De Luca lo può dire, perché io tutta sta cosa di leggere l'Apocalisse e spiegarla ad un pulpito non l'avevo, non l'ho mai avuta e non ce l'ho, perché ho paura, ho timore di Dio. Amen. Quindi se il libro dell'Apocalisse fosse stato anche dato ad altre chiese, allora queste sette chiese dove Gesù ci mette nome e cognome, dove gliela deve mandare, allora loro sono rimaste al loro posto. Se l'avessero ricevuto altre, avrebbero incominciato a fantasticare, magari a leggere l'Apocalisse nelle loro chiese, dando delle spiegazioni non procedenti da parte di Dio. Allora il Signore dice: aspetta, sto libro tu mandalo soltanto alle sette chiese dell'Asia, e gliele menziona. Amen, gloria a Dio, alleluia. Vedete, questa è una parte di verità che il Signore ci ha rivelato questa sera. Perché? Perché noi potremmo, ma perché proprio a ste sette? Ecco qual è il motivo. Quindi tante cose, vedete, ecco, un'altra cosa ancora, per farvi capire.
quando Gesù fu trasfigurato sul monte, portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma pare che fu, ai Gesù portò. E allora, loro hanno avuto la visione di Mosè ed Elia che parlavano con Gesù. Amen. Allora, Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni: non dite niente a nessuno di ciò che avete visto, ma soltanto parlatene dopo che il figliolo dell'uomo, insomma, sarà glorificato. Amen. Perché, cioè, alla fine, dopo, ma per ora non dite niente a nessuno. Amen. Vedete allora perché? E perché ha preso quei tre? Perché si vede che quei tre sapevano mantenere pure il segreto. Amen. In poche parole, fratelli, se io dovessi avere un segreto, no? Conoscendovi, io ho un segreto, non è che lo vederei a tutti, ci vederei soltanto a un paio di fratelli o sorelle, perché magari dico, guarda, questo ha più carattere, non lo rivela. Amen, gloria a Dio. Quindi, un esempio, vedete che se ho segreto, non ho un segreto, vi invito a pregare in modo tale che diventa poi pubblica la cosa. Amen, gloria a Dio. Quindi, ora, vedete, il Signore sa, ecco perché, mi capite, perché l'ha fatto a queste sette, perché loro, quando hanno ricevuto il suo libro, senti, dice, io sto libro, mudenno, caro, scritto, e non ci ho fatto leggere a nulla. Amen. Guardate, una volta che questo libro è stato diffuso, guardate quanti libri che ci sono scritti sull'Apocalisse. Eh? Alleluia. E allora, vedete, gloria all'Altissimo. Invece, quando al Signore è parso bene di incominciare a farci leggere l'Apocalisse, ha provveduto lui direttamente a spiegarci le cose. È vero, perché io, fratelli, in verità, come è vero che l'Eterno vive, ma non l'avrei mai fatto, come non avrei mai mandato in onda i culti registrati se il Signore non l'avesse ordinato. Ed alcuni di voi, quando mi dicevate, fratello, mandiamo noi, mi ricordate come mi usavate? Ma che non osate dirmi queste cose qua, perché non lo fa. Quando invece i tempi si sono maturati e il Signore lo ha ordinato, allora vedete, tutto ha appianato ogni cosa. Alleluia. Ora, ecco, vedete, poiché ci stiamo quindi avvicinando al periodo finale, siamo già entrati nella fase finale, allora vedete, il Signore sta spiegando l'Apocalisse, e va date gloria a Dio che il Signore ce li sta facendo anche diciamo mettere in ordine per argomenti, per metterle su internet, allora, perché in modo tale che quelle chiese scelte da Dio possono andare ed attingere affinché si mettano in regola e si uniscono per fare parte delle sette chiese degli ultimi tempi. Alleluia. E quindi questa sera proprio il Signore mi ha fatto dire questo, e mi sembra che questa è, qualche volta mi pare che l'aveva sfiorato qualcosa del genere, ma questa sera il Signore ha dato la conferma, quindi quando il Signore dice una cosa per la seconda volta, quella già è stabilita. Perché la cosa il Signore la può dire per avvertire, dice, vedete che è. Poi questa sera invece già è definitiva la cosa. Allora, perché appunto mi ha fatto dire che quando ascolteranno, chi ascolterà? Questo, ci saranno quelle che studa sta radio. Oppure spegni sto computer. Ci sono quelle che diranno, aspetta, alte, aspetta. Perché sento un brivido dentro di me, sento qualcosa di particolare, aspetta, gloria a Dio, amen, ecco la voce dello Spirito che parla, chiama, annovera tra gli eletti,
Gloria a Dio. Quindi questo è il motivo per cui appunto il Signore mi ha fatto leggere questo, in modo tale che quelli, nel momento in cui sentiranno qualcosa di particolare, allora capiranno che è la chiamata da parte di Dio. Vi porto l'esempio? È la stessa cosa. Quante volte nella vita noi abbiamo visto il marchio della bestia? Tantissime volte, è vero o no? Ne fece mai impressione? Mai! Alleluia! Quando il Signore si è rivelato, che, che ha rivelato che cos'era il marchio della bestia, e non me l'ha fatto dire, da quel momento, quando voi avete visto quel simbolo, cosa avete provato dentro? Un qualcosa di particolare, è vero? Vi fece impressione, come se l'aveste visto per la prima volta, come se vi avesse detto qualcosa di importante, di particolare. Amen? Ecco, la lettura, la parola di questa sera produrrà lo stesso effetto in chi ascolterà queste parole. Vabbè. Sarà la stessissima cosa. Dice, magari l'ha ascoltato per tanti anni, l'ha letto per tanti anni da solo, eh? Però quello di questa sera è un messaggio particolare. Allora, amen, gloria all'Altissimo. Potrei andare avanti ancora, ma perché? È questo l'argomento principale. Poi il Signore mi ha dato da capire, mi ha rivelato altre cose, però non mi sento di dirvele. Amen. Le tengo per me, magari più in là, può darsi che il Signore mi darà di dire, però perché non sento, in verità il Signore non mi fa sentire. Ecco, è come che mi ha fatto menzionare Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte, che si dice, non dite niente a nessuno, no? Ecco, le altre cose che lui mi ha dato da capire, ecco, se io ve le dicessi, voi non le gustereste, vi recherebbero anche magari un danno in quello che il Signore invece ci ha dato questa sera per goderlo tutti insieme. Amen. Intanto ci ha reso partecipi, vedete, dei suoi movimenti, perché fratelli, questo per noi è un grande, il più grande e alto onore che possiamo ricevere, che il Signore ci dica prima le cose che Lui sta per fare. Amen. E questo ci sembra poco? Non è poco, è molto, anzi direi non siamo degni. Lui è degno di lode, di onore, di gloria, di ringraziamento e di benedizione. Amen. Tuo nome, grazie Gesù. Grazie per tutto quello, Signore, che stai compiendo nella nostra vita. Signore, eravamo come pecore erranti, senza una meta, senza un ovile, senza un pastore. Alleluia, gloria al tuo nome. Ognuno di noi seguiva la propria via. Alleluia. E nessuno di noi si rendeva conto che ci stavamo avviando, Signore, verso la morte eterna. Gloria al tuo nome. Ma tu, Signore, sei intervenuto, hai manifestato, Signore, il tuo immenso amore. Alleluia, gloria al tuo nome. Ci hai fermati prima che precipitassimo, Signore, nell'infinito buio eterno. Oh, la Maya. Alleluia, gloria al tuo nome. Ci hai portati nella tua meravigliosa luce. Alleluia, grazie a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo. Ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Amen.
Alleluia, amen, gloria al Signore Gesù, alleluia. Fai, Signore, che lo Spirito tuo Santo alimenti del continuo la nostra fiamma, la fiamma, Signore, che tu hai fatto accendere, che hai acceso nella nostra vita. Alleluia, gloria al tuo nome, e fai che tutti possiamo, Signore, vivere, Signore, alla luce di questa fiamma e al calore di questa fiamma. Alleluia, gloria al tuo nome, Dio, Signore, la tua fiamma, la tua luce, il tuo amore, il tuo calore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore, rimani con noi nelle nostre case, nelle nostre famiglie ed in questo luogo santissimo che ti sei scelto per dimora del tuo nome, per ammaestrare i popoli per la tua gloria e la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Amen.